Istanbul. Luci, tramonti, odori. Questo è ciò che cercano turisti, fotografi o cineasti. Tutt'attorno ponti, stadi, metro, centri commerciali, grattacieli. L'immagine di un futuro prossimo, moderno, condizione inevitabile per rendere tale una metropoli. Stanno già tirando sotto al primo minuto. Subito, ho detto quanto duriamo. Accanto alle innovazioni, però, sorgono edifici storici e religiosi, bazar grandi e piccoli, pieni di spezie, kebab e mercanzie, case in decadenza, strade trafficate, piazze pullulanti di taxi e randagi col chip sugli orecchi. E quartieri in cui, no, forse è meglio non andare, almeno così dicono. Ogni angolo di questa metropoli respira storia. Anche l'inaspettata visita del patriarca di Costantinopoli riesce a catapultarti indietro di secoli che ormai sembrano appartenere a un altro mondo. Ma oggi urbanizzare in realtà non significa altro che lasciare un'eredità fisica, imprimere un'ideologia su un territorio, voler modellare la vita della popolazione in base ai dettami del potere costituito. Non esiste alcun grande impero, regno o stato che non abbia cercato una legittimazione tramite imponenti e sontuose opere pubbliche. Eppure, Recep Tayyip Erdogan, con la propria idea di nuova Turchia, vuole fare lo stesso. Oggi la chiamano Istanbul, un tempo Costantinopoli, ma in entrambi i casi non si è mai trattato di un'eccezione. Come ben sapete, l'argomento mi sta molto a cuore. Sono anni che cerco di capire in che modo un uomo tale possa rimanere così saldamente al potere. Dopo tutti questi anni, la Turchia, tanto vicina quanto lontana a noi europei, è stata plasmata da questo personaggio. E il corso che il paese prenderà non sarà altro che un effetto diretto di questi anni di presidenza. Quando poi Wave Travel ha proposto a me e Giacomo di viaggiare nel paese della mezzaluna insieme a un gruppo di ragazze e ragazzi che apprezzano quanto facciamo sul canale, beh, non abbiamo potuto fare altro che accettare. Che bello! Vi posso conquistare tutti adesso. Oh, potente! Poi con sta faccia sembra turco al 100%. A 100 anni esatti dalla fondazione della Repubblica Turca, volevo vedere con i miei occhi questa nuova Turchia. Una nuova Turchia ancora oggi tappezzata di foto dell'immortale leader Mustafa Kemal Atatürk, presente in ogni dove, ma anche di chi Atatürk lo vorrebbe imitare. Yeşilköy'ün ismini Atatürk yaparak aynı yolu izlemiştir. Per rendere il più esaustivo possibile questo reportage, abbiamo chiesto l'aiuto della giornalista Giovanna Loccatelli, che è autrice di un saggio molto interessante, L'oro della Turchia, e che ci ha gentilmente concesso un'intervista. Non in Turchia, ma a Roma. Al rientro da Istanbul ho preso un treno diretto per la capitale e mi è bastato poco per capire quanto lei fosse il contatto giusto. Vivendo a Istanbul diversi anni, ho vissuto dal 2014 al 2018 in Turchia, parlando anche con i tassisti, molti tassisti hanno apprezzato, apprezzano questa nuova realtà. Perché? Perché con Erdogan ci sono state più strade da percorrere, più ponti per andare da una parte all'altra. Diciamo, i benestanti, la classe più agiata è rimasta ed è molto soddisfatta. Il programma di Erdogan è molto forte ed è la seguente: io vi ho dato, parlando al popolo turco, io vi ho dato il futuro, vi ho dato la modernità, vi ho dato palazzi moderni, infrastrutture moderne, mega progetti, questi visibili soprattutto a Istanbul. Senza di me non avrete più un futuro degno, insomma, di una potenza importante che parla alla pari con altre potenze importanti nel mondo. Per Loccatelli oggi il discorso di Erdogan si basa sul concetto delle prime volte. Ha fatto volare in aereo chi non sapeva cosa fosse un aeroplano, ha dato modernità a chi conosceva solo arretratezza, ha creato una nuova realtà per poi rinfacciare agli elettori: votatemi. Perché se oggi state meglio, è grazie a me. Possiamo riassumere questo enunciato in sole 2 parole. Mega progetti infrastrutturali. Ebbene, vi presento il laboratorio della nuova Turchia,
la rappresentazione fisica della parabola ascendente di Erdogan, una mescolanza di culture e religioni, 16 milioni di abitanti, la megalopoli a cavallo tra Asia ed Europa, Istanbul. C'era però una cosa che mi interessava farvi vedere e si chiama Jerk in Istanbul. È un profilo Instagram di un ragazzo o una ragazza, non si sa perché ha voluto mantenere l'anonimato, dove si va a denunciare orrori edilizi, il traffico congestionatissimo della città, gli sprechi, anche il disagio cittadino. Il proprietario o la proprietaria gestisce però anche un altro profilo, un pochino più nostalgico, malinconico. Güzel Istanbul, cioè bella Istanbul. E qui invece si mostra tutta la bellezza, no, della città, proprio a voler dimostrare questo sentimento di odio e tamo. Devo dirvi, e non ve lo nego, che vagando per le strade di questa metropoli, visitandone gli anfratti e scrutando il viavai delle persone, l'ho sia disgustata che ammirata. Di costruzioni megalomane ne ho viste a decine, specialmente attraversando la città su quattro ruote. Questi sono ad esempio tutti i mega progetti terminati, annunciati o in via di realizzazione della città. Ci vuole una mappa tutta dedicata addirittura per vederli meglio. Ho pensato, perché così tanti? E poi ho capito. Ho capito che avrei dovuto fare un passo indietro e chiedermi, prima di tutto, cosa significa Istanbul. Quest'uomo ha l'aspetto che tutti gli italiani pensano quando pensano a un turco stereotipato. Adesso ve lo faccio vedere. Hello, good morning. Morning. Prima Bisanzio, poi Costantinopoli. Istanbul è l'espressione fisica e metaforica di tre anime della Turchia contemporanea. La prima anima, maggioritaria, comprende i più conservatori, legati alla fede musulmana, dagli uomini d'affari alle persone comuni. La seconda è incarnata dai cosiddetti Beyaz Türkler, cioè i turchi bianchi. Si tratta di una minoranza molto eterogenea e laica, che tuttavia è accomunata dal condurre uno stile di vita all'occidentale, dalla capacità di parlare almeno una lingua straniera e dall'appartenenza alle classi sociali più agiate. Al contrario, la terza anima include i Saya Türkler, i turchi neri, persone spesso povere che non di rado abitano nei bassi fondi, anche detti Gece Kondular, cioè case costruite in una notte. Il fenomeno delle Gece Kondular risale almeno agli anni 50, quando la meccanizzazione dell'agricoltura spinse contadini e lavoratori stagionali dell'entroterra a migrare verso le zone più urbanizzate in cerca di un lavoro. Il vero boom di case abusive venne però registrato a cavallo tra gli anni 80 e 90, con le politiche di liberalizzazione dei mercati condotte da Turgut Özal. In questo periodo, la popolazione di Istanbul, ad esempio, incrementò da 1,5 milioni a 6 milioni di abitanti, per arrivare a contarne 10 nel 95. Ecco, come potete vedere, non è neanche l'ora di punta. Questi 15 milioni di abitanti si sentono tutti. Le elite conservatrici e i turchi bianchi di Istanbul malvedevano le Gece Kondular perché le consideravano barriere architettoniche per il progresso, abitate da bifolchi. Si trattava di un sentimento dettato anche dalla generale diminuzione dei redditi, causata dall'enorme ondata inflattiva che seguì le mosse di Özal. Come ci insegna la storia, ci sono due modi per placare il malcontento: accontentarlo o cavalcarlo. Türkiye'nin imajının bozulması gayretleri. Nel 2002, al momento delle elezioni per rinnovare il Parlamento turco, fece la sua comparsa l'AKP, il Partito della Giustizia e dello Sviluppo, una formazione populista, fondata un anno prima da politici islamisti, ma che non negava il proprio indirizzo filo-statunitense, né tantomeno la volontà di aderire all'Unione Europea. L'AKP fu schiacciante. Ottenne il 34,3% dei consensi e 2/3 dei seggi totali. Come proprio leader, il partito scelse un ex calciatore, che era stato anche sindaco di Istanbul, prima di venire interdetto dalla vita politica per incitamento all'odio religioso. Quell'uomo in questione era Recep Tayyip Erdogan. Bütün sayfaların bir bileşimi. Diğer bütün sayfaların bizim için 15 Temmuz'un asıl önemi
Çoktan fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Da una parte le elite islamiche sostenevano Erdogan per via della sua fede, ma dall'altra, per lo stesso motivo, i turchi bianchi erano scettici sul fatto che sarebbe riuscito a modernizzare il paese. Tuttavia, l'HPP era entrato in gioco nel momento storico forse più favorevole. La fortuna di Erdogan, soprattutto dal punto di vista del consenso, è anche legata alla religione, perché Erdogan ha ridato al popolo quello che Ataturk in realtà aveva tolto dal punto di vista appunto religioso, delle pratiche religiose. Erdogan ha fatto la stessa cosa di Ataturk, però di segno opposto. Quindi diciamo che ci sono delle cose che accomunano i due leader. Per esempio Ataturk comunque ha modernizzato tantissimo, ma anche Istanbul da un punto di vista urbanistico. Erdogan su questo aspetto ha portato avanti questo tipo, perché anche lui ovviamente ha voluto modernizzare il più possibile la metropoli, le metropoli, insomma la Turchia in generale, ovviamente attribuendo valori diversi, attribuendo sempre il valore religioso. Quindi anche lì ovviamente c'è un significato, quello di lasciare in eredità qualcosa che è stata fatta da lui, una grandiosità anche in questo caso. 8 mesi prima delle elezioni, il governo turco aveva ottenuto un prestito record dal Fondo Monetario Internazionale, 31 miliardi di dollari. Una cifra impressionante per una ricetta piuttosto semplice: favorire la nascita di piccole e medie imprese, attrarre investitori esteri, ridurre la disoccupazione endemica e, di conseguenza, arricchire la popolazione. In altre parole, occorreva consolidare il supporto degli imprenditori musulmani, ottenere quello dei turchi bianchi e generare posti di lavoro. Ebbe così inizio la prima fase della nuova Turchia, che va dal 2003 al 2010. I primi megaprogetti riguardarono la costruzione di quartieri residenziali nuovi di zecca e coinvolsero il TOKİ, un'agenzia di pianificazione immobiliare fondata nell'84. Gli obiettivi dichiarati erano i seguenti: rigenerare le vecchie aree urbane, salvaguardare il patrimonio storico e ridurre il tasso di criminalità. Il sottotesto, però, era un altro: abbattere le gece kondular per fare spazio alle fasce più ricche della popolazione. Sotto l'HPP, il TOKİ assunse man mano i tratti di un ente parastatale, esente da limiti e tassazioni, e in 7 anni eresse ben 500.000 unità abitative in tutto il territorio turco. A Istanbul questo processo fu più aggressivo che altrove e rispose principalmente agli interessi delle élite. Nel 2006, ad esempio, il governo di Erdogan intimò agli abitanti di Tarlabaci, immigrati curdi, africani, greci e armeni, di spostarsi in dei nuovi quartieri periferici realizzati proprio dal TOKİ. Un anno dopo, la ditta edile GAP Inşaat presentò questo progetto di riqualificazione urbana, che si suppone sarà pronto per Natale 2023. Si tratta di un'utopia fatta di ristoranti, businessmen e negozi di lusso. Sarà un caso, ma la GAP Inşaat fa parte del gigante turco Çalık Holding, il cui amministratore delegato, all'epoca della vincita della gara d'appalto, era tale Berat Albayrak, genero di Erdogan, nonché ministro delle finanze dal 2018 al 2020. Lascio trarre a voi le conclusioni. Perché se tu prendi una persona che è abituata a vivere in un determinato quartiere, in una determinata comunità, e poi la sposti, la metti in un grattacielo in periferia, la sua vita viene stravolta e quindi ha difficoltà poi a reinserirsi nel tessuto sociale, un tessuto sociale che poi neanche conosce, quindi è molto complicato. E poi c'è la classe media, che è stata colpita maggiormente, possiamo dire, dal 2018 adesso, perché c'è una fortissima crisi economica nel paese, perché l'inflazione è galoppante, perché la lira turca, la svalutazione della lira turca, insomma, ha raggiunto livelli molto preoccupanti, e quindi la classe media fa veramente fatica, soprattutto chi ha diciamo le famiglie più numerose, ovviamente fanno fatica perché i prezzi sono aumentati e che quindi c'è una reale e concreta difficoltà per loro per affrontare proprio anche la quotidianità. Ad ogni modo, il progetto per Tarlabaci sembra voler riprodurre il quartiere di Göktürk. Göktürk è una cosiddetta gated community, cioè una comunità chiusa, destinata esclusivamente ai turchi bianchi. Quest'area residenziale è praticamente una città nella città. Dispone di ville, club esclusivi, piscine, avanzati sistemi di sorveglianza, ospedali privati e centri commerciali. E il reddito dei suoi abitanti è almeno 20 volte superiore alla media nazionale. Insomma, un'isola felice, quasi distopica, lontana dalle frenesie di Istanbul. Un'altra gated community è il distretto di Başakşehir, lo zoccolo duro dell'elettorato del presidente.
Si tratta della roccaforte della piccola e media borghesia musulmana, devota e conservatrice, nonché della lobby della Musiad, l'associazione indipendente degli industriali e degli uomini d'affari che dagli anni 90 promuove scambi ideologici e commerciali con aziende e realtà che appartengono al mondo islamico. Il piano di Erdogan e della sua cerchia politica è cristallino: creare barriere fisiche e ideologiche tra le persone per poi controllarle. Insomma, il classico divide et impera. Se la parte, ripeto, della popolazione più agiata si è rinchiusa nelle roccaforti così del benessere, ci sono dei quartieri bolla a Istanbul che possono essere Levent, Ulus, Nishantashi, Gerettepe, cioè sono zone dove per lo più abitano e lavorano, diciamo, i turchi bebek, i turchi benestanti, i turchi, insomma, che appartengono alle classi sociali economiche più elevate, e si sono proprio staccati, distaccati dal resto della popolazione, cioè vivono proprio delle vite a parte all'interno dei centri commerciali, oppure all'interno di bellissimi, futuristici quasi, complessi residenziali chiusi, dove tutto all'interno è privatizzato, quindi vivono proprio da espatriati, il loro destino si differenzia dal destino, no, del paese. Ma non è certo tutto. Tra il 2010 e il 2011, quando era ancora primo ministro, Erdogan, poi iconicamente rinominato il Sultano, aveva già delineato un obiettivo di medio termine, Vision 2023. In pratica immaginava che entro il 2023 la Turchia sarebbe diventata una tra le prime economie mondiali, un paese al passo con l'evoluzione dei mercati globali, capace di affermarsi come una vera e propria potenza. La Vision 2023 segnò l'inizio della seconda fase della nuova Turchia, ancora oggi in atto, quella dei veri e propri mega progetti infrastrutturali. I soldi per queste opere non piovono certo dal cielo. La loro realizzazione, nella maggior parte dei casi, avviene secondo il cosiddetto modello BOT, Build, Operate, Transfer, in parole povere. Per costruire qualcosa, lo Stato turco collabora con delle aziende private, alle quali affida la gestione del progetto per 20 o 30 anni. Al termine di questo periodo, cioè il tempo necessario per le aziende di recuperare il proprio investimento, l'infrastruttura torna in mano statale. Difatti, il modello BOT è stato scelto anche per il mega progetto, definito folle, che nella mente di Erdogan arricchirà a dismisura la Turchia. Si tratta di Canal Istanbul, un tratto marittimo artificiale che entro il 2028 dovrebbe collegare Mar di Marmara e Mar Nero, bypassando il Bosforo. 10 miliardi di dollari per 45 km di canale navigabile, largo 400 metri e profondo 25, in grado di far transitare più di 150 navi al giorno e che trasformerà Istanbul in un'isola. Se tu mi chiedi, verrà realizzato? Ecco, questa è una domanda interessante, perché il progetto è iniziato. Progetto è iniziato, però molto dipenderà dalle prossime elezioni, perché se Erdogan non verrà rieletto presidente, sicuramente questo progetto non vedrà la luce. La maggior parte dei progetti che lui ha annunciato sono stati realizzati. Canal Istanbul è proprio il progetto, diciamo, più megalomane del presidente turco, e divide molto la popolazione, perché ovviamente c'è una parte della popolazione che lo apprezza. Da un punto di vista ovviamente ambientale, ha sollevato tantissimi dubbi, tantissime perplessità, ma soprattutto tantissime critiche, soprattutto da ambientalisti, da ingegneri, molti dei quali poi sono stati anche arrestati perché hanno esternato pubblicamente il loro dissenso riguardo a questo progetto. Insomma, ci sarà ancora di più una colata di cemento, evidentemente, in posti dove prima non c'era, questo è poco ma sicuro. Quindi è una cosa interessante, parlando pochi giorni fa con uno scrittore turco, Hakan Gündai, che vive in Turchia, lui nel suo romanzo dice proprio che Istanbul è stata mangiata, totalmente inghiottita, lui ha utilizzato questo termine, dal cemento, e che non ci sono quasi più spazio per le persone addirittura. Ecco, c'è da dire che comunque, ritornando alla tua domanda, c'è sicuramente chi apprezza questa modernità, questo lusso sfrenato, questo sfoggio di potere, realtà, anche, no? Esatto, e c'è chi invece ne subisce le conseguenze, diciamo, più evidenti. C'è una spiegazione dietro questo stravolgimento ambientale. Lo Stato turco non ha mai preso parte alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare dell'82. I greci ne sanno qualcosa. Il motivo è che se da un lato l'UNCLOS le concederebbe una zona economica esclusiva entro le 200 miglia nautiche dalle proprie coste, quindi la sovranità sul Bosforo, è anche vero che la Turchia si vedrebbe costretta a perdere il controllo del Mar Egeo, le cui isole sono territorio greco. Attualmente, quindi, vige la Convenzione di Montreux, firmata nel 1936 da Mustafa Kemal, per mantenere la neutralità della neonata repubblica.
La convenzione sancisce il libero passaggio per le navi che attraversano sia i Dardanelli che il Bosforo. Perciò, a differenza di quanto accade per i canali di Suez e Panama, lo Stato turco non guadagna alcunché dai propri stretti. Ed è qui che entra in gioco Canal Istanbul kazandırıyoruz. Questo sarebbe estraneo alla Convenzione di Montreux, e quindi Erdogan ritiene che potrà imporvi un pedaggio marittimo. Al di là del diritto internazionale, il problema è che il canale potrebbe rivelarsi inutile. Difatti, anche se progettato per evitare il congestionato stretto del Bosforo, è possibile che le navi cargo decidano comunque di imboccarlo, poiché è gratuito. Quindi staremo a vedere. E questo era proprio l'obiettivo di Erdogan, anche quello di far apparire questa metropoli come una metropoli all'avanguardia, al passo con i tempi e che può tranquillamente paragonarsi con le grandi metropoli occidentali. È ovvio che la realtà poi è sempre molto complessa. Tu mi dicevi al telefono anche che noi occidentali difficilmente riusciamo a comprendere una realtà come quella turca, perché un turco sicuramente la vede in maniera molto diversa da noi. Assolutamente sì, perché i nostri valori di riferimento non possono essere i valori di tutto il popolo turco. Quindi noi pensiamo con la nostra testa quando andiamo a, come dire, a dare dei giudizi sulla Turchia o sui turchi. Ecco, loro hanno valori diversi, valori religiosi diversi, quindi è difficile con la nostra testa poter fare delle analisi certe sulla popolazione. Bisognerebbe prima conoscere la storia del paese e magari, ecco, anche averla vissuta per poi dopo poter magari cercare di capire quanto sia complessa veramente la realtà e quanto sia impossibile dipingerla soltanto in bianco e nero. Facciamo fatica ad ammetterlo, ma sport e politica non si escludono a vicenda. Personalmente sono tutt'altro che un appassionato, ma so bene che una singola partita di calcio può avere un impatto maggiore di quello di decine di proclami elettorali. C'è una ragione se negli ultimi 10 anni la Super League turca si è trasformata in un campionato rilevante. Tra il 2010 e il 2012 il governo ha finanziato la costruzione di ben 26 stadi multimilionari. Nella sola Istanbul spiccano il Turk Telekom del Galatasaray, la Beşiktaş Vodafone Arena, il Fatih Terim del Başakşehir, i cui club sponsor sono tutti legati all'HPP, e lo stadio del Kasım Pasha, la squadra da dove da giovane militava il presidente e per questo rinominato Recep Tayyip Erdogan. Gli stadi in qualche modo andranno pur raggiunti, e muoversi in macchina in una megalopoli transcontinentale di 16 milioni di abitanti non è affatto semplice. Per Istanbul il traffico ha sempre rappresentato un grosso problema e ce ne siamo accorti anche noi. 100 euro. 100 euro? Per andare dall'altra parte? Sì, 100 euro. 15 e 18 quanto fa? 15 e 18 quanto fa? Il signor Erdogan pensò di risolvere la questione traffico con le uniche infrastrutture in grado di collegare due lembi di terra, i ponti. Già nel 2009 lo Stato turco investì 150 milioni di dollari per realizzare il ponte della metropolitana del Corno d'Oro, terminato nel 2015. Questa struttura si trova in un posto altamente turistico e si erge in mezzo ad altre due giunzioni, il ponte Atatürk e il ponte di Galata. Anche lo stretto del Bosforo dispone di 3 punti di contatto. Alla fine ce l'abbiamo fatta. Köprüde non stop. No stop, no stop. You cannot stop? No stop, köprü no stop. If we pay you 700, no stop? Il problema principale qui in Turchia è che non parlano molti l'inglese e quindi ci troviamo in situazioni anche abbastanza complesse da risolvere, tipo Giacomo che sta cercando di contrattare il prezzo per il ritorno, ma la vedo molto difficile. 800, you stop? 800, no stop, bridge. Stiamo avendo problemi. Andare dietro la polizia, blackmail, se devono sedere. Sto sentendo troppe volte la parola polizia. Io e Giacomo, a costo di rimetterci qualche costola per le curve prese troppo male dal tassista, eravamo decisi a vedere il più maestoso dei tre, quello più settentrionale, il ponte Sultan Selim I. Il ponte Selim I è stato messo in funzione nel 2016 e ha richiesto il diboscamento di 2,5 milioni di alberi. Eppure, nonostante i miliardi, a quanto pare, queste opere non sono affatto servite a decongestionare le arterie stradali. Secondo il TomTom Traffic Index, aggiornato al 2022,
L'area metropolitana di Istanbul è la 32esima più trafficata al mondo. Per vostra curiosità, la più trafficata è Londra. Ma in altri termini, a Istanbul si spendono 168 ore all'anno in macchina. Verrebbe dunque da chiedersi quanto la propaganda di Erdogan si sostituisca alla funzionalità. Adesso Giacomo fa partire il drone, però il tassista non si sente molto a suo agio perché chiaramente abbiamo visto diversi blocchi di posto della polizia e lui è abbastanza, giustamente, in sovrappensiero, quindi vediamo un attimo di fare in fretta e furia. L'impressione che io e Giacomo abbiamo ricavato è che il tassista non vedesse di buon occhio i blocchi di polizia, perlomeno non come una semplice scocciatura. Direi più come un pericolo da evitare. La polizia turca è stata forse una delle costanti del viaggio. Istanbul è una città blindata e non li biasimo per questo, visto quanto accaduto non soltanto con il recente attentato. Il terremoto nell'est non ha poi certo aiutato, ma al momento il dramma umano è lì confinato. Istanbul è come se fosse in una torre d'avorio, vive una realtà a sé, tanto quanto chi possiede le splendide ville che costeggiano la strada che porta a nord, verso il Mar Nero. C'è chi dice che il ponte Selim I non sia altro infatti che un contentino proprio per i proprietari di questi immobili, cioè per l'oligarchia turca. Forse il Selim I sgraverebbe soltanto del 10% il traffico di Istanbul, essendo così a nord, e forse tutto non sarebbe altro che uno splendido doppio bicipite stile Mister Olympia di Erdogan al popolo turco, e non solo. Altrimenti, perché costruire un ponte del genere in tempi record? Il senso di propaganda, no? La propaganda di Erdogan è molto forte anche in questo senso, perché molti di questi progetti, il terzo ponte sul Bosforo, l'inaugurazione della metropolitana che passa sotto il Bosforo, ricorrono in tutte date importanti per il paese che ricordano magari una battaglia vittoriosa nell'epoca ottomana, e quindi per riaccendere un po' il sentimento nazionalista turco, lui cerca sempre di far coincidere l'inaugurazione di uno di questi progetti con una data storica importante per i turchi, perché i turchi sono un popolo molto nazionalista, ci tengono moltissimo a tutte queste ricorrenze. Nel 2017 poi un referendum approvò con il 51% dei consensi l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e venne abolita la carica di Primo Ministro. A quel punto occorreva cogliere al volo l'occasione. Il 29 ottobre 2018 venne inaugurato il terzo aeroporto di Istanbul. 77 milioni di metri quadri e 370 destinazioni in tutto il mondo per un costo complessivo di 29 miliardi di euro. La data non è casuale. Si festeggiavano infatti 95 anni esatti dalla nascita della Repubblica di Turchia. In quest'ultimo caso, l'antifona non lasciava spazio a interpretazioni. E cioè, se è Erdogan ad avere in mano il paese, questo procederà spedito verso il futuro. Galataport, dei progetti che oggettivamente luccicano molto. C'è chi però oggi dietro questo luccichio non riesce a sopravvivere, perché ovviamente c'è chi è schiacciato da questo oro della Turchia. I poveri che vivono nelle zone centrali più disagiate vivono in delle realtà che probabilmente oggi esistono, ma fra qualche anno non esisteranno più. E quindi loro che fine faranno? Dove andranno queste persone? Tant'è che una volta un mio amico mi disse: tu sei mai arrivata a Istanbul via terra? Io sono sempre arrivata in aereo a Istanbul, però e quindi dissi di no. E lui mi disse appunto che era impressionante, perché sembra una città non finire mai. Cioè una città che è cresciuta così tanto, si è allargata così tanto, che sembra appunto non avere mai fine. Quindi immagino che sia abbastanza impressionante venendo da fuori e non arrivare mai a quell'Istanbul che tutti conoscono, che è poi quella più turistica, Beyoğlu, Sultanahmet, insomma, perché venendo da fuori appunto si sono moltiplicati i quartieri, come una piovra, esatto, perdendo però, no, di quel sapore turco, diventando un'altra cosa. E quindi la vera domanda: tutto ciò è sostenibile? Quindi quali sono le considerazioni finali di Istanbul? Una città incredibile, sempre più ipermoderna, è una di quelle città che non vedi in Occidente. Mettendomi nei panni di un turco, mi rendo conto di quanto sia cambiata la città nel corso dei decenni. Tutto questo stravolgimento inconcepibilmente grande nell'arco di così pochi anni è affascinante ma pauroso allo stesso tempo. La struttura più caratteristica, però, è la Çamlıca Tower, una torre di trasmissione fantascientifica. Per alcuni un ecomostro. Costruita nel 2020 con la forma di un tulipano, il simbolo floreale della Turchia. Ma il richiamo costante alla grandiosità non è diretto unicamente a incrementare il sentimento nazionalista e a innalzare bandiere su pennoni sempre più alti e grossi.
a circa un chilometro a nord della Çamlıca Tower, svetta, con i suoi 6 minareti, la moschea Çamlıca, la più grande dell'intera Turchia. Aperta al pubblico nel 2019, questa costruzione mastodontica può accogliere al suo interno circa 63.000 fedeli nello stesso istante e si presenta come la versione moderna della ben più famosa Moschea Blu. Proprio con l'aiuto del Toki, in 20 anni di governo, Erdoğan avrebbe realizzato circa 20.000 moschee sparse per tutto il territorio turco. Inoltre, nel luglio del 2020, la Basilica di Santa Sofia, il simbolo della cristianità d'epoca romana, che era stata sconsacrata da Kemal nel 31, ha riaperto i battenti come luogo di culto musulmano. Santa Sofia l'ho ammirata dall'interno. È spettacolare. Allora? Senza parole. Spettacolare. Perché purtroppo l'iscrizione runica di un certo Halfdan è visitabile soltanto al piano superiore e in questo momento è in ristrutturazione, quindi niente, devo mettermi l'anima in pace perché era uno degli obiettivi vedere Santa Sofia e l'iscrizione runica di un probabile membro della Guardia Bariaga che dalla Scandinavia ha raggiunto Costantinopoli e forse per noia aveva inciso il suo nome sui parapetti della Basilica. Pace. Ammetto che la più grande delusione a Istanbul è stata non vedere Nusret Gökçe, Saltbay. Sapete cosa c'è peggio di prendere un treno? E soprattutto di aspettare 20 minuti in ritardo? Il suo wifi. Vabbè, ma io c'ho un NordVPN. Che me frega. E proprio siccome il wifi dei treni fa pena e pietà, il mio consiglio è quello di utilizzare NordVPN. Perché? Beh, ve lo spiego. E datemi retta, non facciamo i saltbuy della situazione perché ai furbetti del web basta veramente poco per fregarci dati, informazioni personali e quant'altro su questo genere di reti pubbliche. In viaggio, ovunque vi troviate, sia in Italia che all'estero, tipo me in Turchia, non so, vi ricordate? Erdoğan 0, Simone 1? Tenere al sicuro i nostri dispositivi, che siano il telefono o questo, il computer, è fondamentale, altrimenti come lavoriamo? E questa è la priorità di NordVPN. Grazie alla sua crittografia con IP dedicato, al Dark Web Monitor che vi informa di possibili falle di dati personali nel mondo del Dark Web e al suo scudo di difesa chiamato Threat Protection. In sostanza NordVPN vi copre nel completo anonimato per tutta la durata della vostra navigazione online. Come qui sul treno per esempio, vedete? 100% di livello di sicurezza. Neanche Alcatraz. Ora io non vi giudicherò se volete guardarvi quelle serie terrificanti che danno sul wifi pubblico del treno, però almeno siete sicuri di non cadere vittima di phishing e altri generi di frodi online. Come sempre in descrizione trovate l'offerta targata Novo Alexio e vi basterà semplicemente aprire il link per accedere a tutti i benefit di NordVPN. Torniamo però alle nostre torri di Babele. Eppure, nonostante i megaprogetti, possiamo dirlo, ad oggi la Vision 2030 non ha raggiunto gli obiettivi prefissati. La colpa è da ascriversi anche alla pandemia e alla guerra in Ucraina, tuttavia l'85.5 di inflazione toccato lo scorso ottobre non mente. La povertà ha raggiunto livelli ancora più alti e molti turchi vivono una situazione estremamente difficile. Quest'anno poi, il 2023, è cruciale. Il prossimo 29 ottobre si festeggerà il 100° anniversario della nascita della Repubblica, ma a maggio si terranno anche le elezioni presidenziali. Erdoğan ha già preparato il campo. Le leve del potere sono tutte concentrate nelle sue mani, quindi il suo potere, a prescindere dalle elezioni, è molto radicato nel paese. Erdoğan è senza dubbio una leadership forte, quindi anche trasversalmente nel paese, cioè anche chi non lo vota riconosce lui un leader che sa trattare alla pari anche con altri leader di paesi occidentali. È preoccupante l'autoritarismo però, che è sempre più evidente. L'opposizione è un'opposizione che si è riunita, bisogna vedere se sarà sufficiente. Insomma, è una partita aperta. Il terremoto poi dello scorso febbraio, che ha causato decine di migliaia di vittime tra Turchia e Siria, è una tragedia, le cui colpe gravano anche sulla speculazione edilizia in una zona altamente sismica. Il Toki sta erigendo nuovi palazzi per ospitare gli sfollati e si è vantato del fatto che ben 130.000 case costruite dall'agenzia non abbiano riportato danni. Peccato che nel 2018, secondo il Ministero dell'Ambiente e dell'Urbanizzazione turco, per cui opera lo stesso Toki, più del 50% degli edifici in Turchia, cioè 13 milioni,
violavano le norme di costruzione. Già, il 14 maggio è alle porte. L'opposizione a Erdogan è più che mai compatta, consta di ben 6 partiti, che al momento della scrittura di questo video sono avanti nei sondaggi di 10 punti percentuali rispetto all'HPP. E la partita, come potete immaginare, si gioca su quello che è stato il terreno di conquista di Erdogan negli ultimi 20 anni. Istanbul oramai si è trasformata nella stessa definizione della nuova Turchia. Una Turchia eterogenea, composta da una vasta classe media che incarna il tutto della Turchia. Nazionalismo, speculazione, religiosità, corruzione e neoliberismo. Casa di infrastrutture colossali, espressione delle contraddizioni di un intero paese. Istanbul è l'oro della Turchia. Una megalopoli che cresce, cresce come una bolla. Cresce a dismisura, spesso anche in contrasto alle città dell'Europa occidentale. Ma siamo sicuri che sia davvero tutto oro quel che luccica? Non ne capisco queste citazioni da persona nata negli anni 90. Qualche cosa! Capo, dopo faccio sempre un molestatore. Oh yeah, Mr. Crab!